Un saluto a tutti da Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, ormai programma nazionale e internazionale, ma in questa puntata torneremo a Milano. È Sant'Ambrogio, c'è una prima della Scala anomala, parliamo di Milano e anche nelle prossime puntate intervisterò molti degli ex sindaci di Milano. Iniziamo questa sera con Gabriele Albertini, il sindaco di Milano della Seconda Repubblica più amato dai milanesi. Gabriele Albertini, ospite dell'Angolo della Scuola. Buongiorno, sindaco. Buongiorno e grazie per questo richiamo alla mia esperienza di due mandati. Chiamo sindaco, il titolo rimane sempre, poi lei è sempre il sindaco, soprattutto della Seconda Repubblica, che è sempre nel mio cuore. È stato il miglior sindaco di Milano della Seconda Repubblica. La ringrazio, sono commosso e spero di meritare tanta generosa attenzione da lei e da qualcun altro. Com'era la Milano della sua infanzia? Ma la Milano della mia infanzia era quella del miracolo economico. Io sono nato nel 50 da una famiglia benestante di imprenditori. Mio padre aveva fondato l'azienda che porta il suo nome nel 1932. Mi trovavo proprio nel milieu di quella condizione del dopoguerra, di persone della borghesia produttiva che si erano date da fare. Mio padre era proprio un cumenda, nel senso che era stato insignito di questa onorificenza per aver dato il suo contributo all'edificazione di una casa di esercizi spirituali, e il Papa gli aveva dato questa onorificenza. E sono nati in quell'ambiente lì, ambiente dell'economia produttiva, del lavoro, dell'impegno e della fabbrica, anche perché la famiglia abitava ca e bottega, abitava in una palazzina che al piano terra aveva gli uffici dell'azienda, peraltro contigua, e al primo piano aveva l'abitazione. Quindi questo è il mio ricordo degli anni 50, di quella Milano. Gabriele Albertini, studente. Mi piace questa domanda perché è molto importante per me, magari solo per me, ma forse anche per qualcun altro. Io ho studiato, ho fatto la prima elementare in una scuola di suore che era molto vicina a dove vivevamo, e poi dalla seconda elementare fino alla maturità classica, che ho conseguito nel 1969 all'Istituto Leone XIII dei Padri Gesuiti. Quindi, se è vero, e per me lo è stato, il motto dei Gesuiti: datemi i primi 7 anni di vita e poi tenetevi tutto il resto, e io ne ho fatti 12 di scuola gesuitica, per me è stato verissimo, cioè è l'imprinting che dà questa formazione così rigorosa, così selettiva, molto determinata. È una scuola difficile da frequentare, cioè è una disciplina rigorosissima. Ecco, io posso dire che non so se la mia fede è salda, mi domando spesso se sono veramente credente, però sono sicuro di essere un gesuita, nel senso che ho acquisito completamente tutto quello che mi hanno insegnato, e nella mia vita adulta, anche quando ho dovuto assumere delle grandi responsabilità, come mi è successo, mi è accaduto, mi sono accorto di avere agito spessissimo, quasi inconsapevolmente, come se facessi qualcosa di spontaneità, con la vaghezza di un momento, di un'emotività, in realtà obbedendo a uno stile di comportamento, Sant'Ignazio direbbe un modo de procedere, che è quello dei gesuiti. Io e Roberto Poletti, anche Roberto Poletti, non so se lo conosce, il giornalista, adesso in Rai, Sì, Tele Lombardia Antena 3. Sì, ho avuto anche io. una polemica con lui quando era in Tele Lombardia. Sì, tra il primo e il secondo mandato, avendo fatto 4 anni di sindaco, mi ero sottratto alla campagna elettorale perché tanto non è congeniale alle mie corde, poi qualcuno può criticarlo, perché io preferivo parlare con i fatti. Cioè, avevo governato la città per 4 anni, quindi non c'erano motivi per cui mi si potesse imporre di piegare quello che avevo fatto. Infatti dicevo: ma se non ho comunicato o non ho fatto, è giusto che i miei concittadini non mi rieleggano. Se invece ho fatto l'uno e l'altro, non ho bisogno di aggiungere qualcosa in più, perché è da 4 anni che sto facendo e raccontando quello che faccio. Lui si era molto, diciamo, infervorato su questa polemica, e ricordo che con ostentazione faceva dei talk show per la campagna elettorale dove c'erano gli altri candidati, e poi c'era una sedia vuota
e ogni volta rimarcava la mia assenza, naturalmente stigmatizzandola. Ricordo che Montanelli prese le mie difese, c'era stata una polemica con Bossi e con la Lega, perché mi avevano un po' preso in giro, mi avevano accusato, per così dire, io dico accusato perché non è una mia attitudine né una mia tendenza, di una presunta omosessualità, chiamandomi l'Albertina, la candidata, eccetera. Questo forse perché la mia compagna di allora, che oggi è mia moglie, non compariva in nessuna circostanza, quindi io non ero mai affiancato a una donna, e poi forse per qualcos'altro che evidentemente ignoro. Poletti fece una specie di talk show apposta, perché allora aveva, diciamo, simpatie leghiste, credo ispirato dai dirigenti della Lega, fece un talk show nel quale aveva invitato anche degli psicologi, delle personalità della cultura, diciamo, delle scienze umane, per cercare di individuare nel mio comportamento qualcosa di sballato, no? Conosco benissimo Roberto Poletti, ancora meglio di Salvini, ogni tanto ci sentiamo ancora. Chi non ha avuto un contrasto con Poletti è impossibile non averli. Ultimamente si è ammosciato, gliel'ho anche detto, forse perché è invecchiato, forse perché su Rai 1. E io e Poletti siamo cresciuti con un signore che si chiamava Gianfranco Funari. E anch'io scherzo, certo. Ma io parlo per me e per lei, io e lei però non ci siamo mai messi con i calzini arcobaleno al Gay Pride per cercare i voti dei gay, come fa qualche altro sindaco. No, tutt'altro. E Salvini, perché anche oggi è ancora in onda in radio, si figuri che l'altro giorno era su Radio Par, ma addirittura mi chiedono di farlo intervenire su Radio Casal Palocco. Lui ancora sulle piccole radio TV locali è in onda. È in onda, non si riesce a capire come possa trovare il tempo anche mentale, non solo il tempo fisico. Mi spiace contraddire il più grande giornalista del Novecento, che è stato Indro Montanelli, che disse: io voterò Albertini perché è antipatico. No, da questa conversazione e da altre cose Albertini è molto simpatico invece. Beh, lei è molto gentile, però l'accezione, lo spiegò poi Indro, l'accezione per cui mi considerava antipatico, lei sa che siamo stati amicissimi, nel mio sito ci sono i suoi epitaffi da vivo, quindi andateli a leggere, che sono qualcosa di commovente per me, almeno, e quindi mi tende proprio in palmo di mano. Ma il motivo per cui mi attribuì questa accezione, questa antipatica, è perché io non ero il contrario del piacione. Cioè, in questo senso era antipatico. Ero riuscito a far ridere Sala, che non ride mai, ultimamente ride un po' poco. Ecco, parliamo del sindaco Sala. Secondo me è quello che sta facendo meglio e che ha forse maggiore sintonia con lo stile imprenditoriale, anche se nel suo caso è molto zavorrato da una maggioranza non omogenea con questi scopi. Maiorino e quelle componenti, diciamo, della sinistra estrema o comunque di centri sociali, questa Verdi Talebani, eccetera, quella lo zavorrano un po'. Per me Sala in 4 anni ha gestito bene l'ordinaria amministrazione, non è da poco, facendo delle cose che aveva iniziato a pianificare proprio lei, Albertini, e gestire bene una città caotica come Milano è già tanto, non ha fatto i danni della Raggi, però a parer mio dal Covid in poi non ne ha azzeccata una, dall'aperitivo con Zingaretti a tante altre cose. Se qualcuno mi offrisse di fare il presidente degli Stati Uniti, lo faccio, era chiaramente una battuta. Io l'ho detto poi in radio, commentando anch'io, sì, non facendo una battuta, ecco, la gente non capisce a volte quando scherzo e quando parlo sul serio. Sì, certo. Allora, io certo, credo che lei deve senz'altro avere la cittadinanza americana, aspettare 4 anni perché il presidente è stato eletto, non si capisce adesso se sarà Trump o Biden, e in ogni caso i milanesi non votano negli Stati Uniti, ma io sono sicuro. Certo. Dai commenti che ho ricevuto, che Gabriele Albertini per molti milanesi sarebbe stato molto meglio di Trump, di Biden e soprattutto anche di Sala. Ma sono molto generosi con me, i miei concittadini. Lei è stato un ottimo sindaco, però ha fatto una cosa, ma si rende conto di questo, non glielo perdonerò mai, ma si rende conto che ha nominato me un comico nel consiglio di amministrazione di una scuola? Beh, lei è un comico, ma nel senso che si attribuisce questa accezione che è forse un po' limitante, perché il comico di per sé non vuol dire una persona che non sia anche capace di fare altro, oltre che di fare ridere o sorridere. Peraltro lei, più che un comico, è un uomo di comunicazione, quindi
c'è questo insieme. Del resto, poi il fatto che lei abbia in capo, sia un po' il promotore, l'organizzatore, il gestore di questa rubrica sulla scuola, che ha così tanto successo non solo in Italia, vuol dire che ha delle attitudini, delle motivazioni, delle qualità per svolgere queste funzioni, no? Quindi non ho del tutto sbagliato. Nel 2016 c'è una leggenda metropolitana a Milano, e Parisi poi speravo smentisse, ma in parte l'ha confermata, che io, che ero candidato sindaco con una lista civica contro tutti, io non a far vincere Sala, questo bisognerebbe domandarlo a Sala, ma lo disse Parisi, fui io a far perdere Parisi, ma io non credo di essere stato io. Perse per poche migliaia di voti, per 0, qualcosa. Esatto, quindi forse la sua lista in adesione avrebbe potuto fare la differenza. Però tutti cercano i 5 Stelle, soprattutto Sala, gli unici a dire dove ci sono i 5 Stelle non ci siamo noi, siamo io e Forza Italia. Ma sicuramente a Milano un'alleanza con i 5 Stelle potrebbe solo nuocere al candidato, quale esso sia. Chiaramente non potrà essere il centrodestra, ritengo, ma anche fosse Sala, secondo me avrebbe solo da perdere da questa confusione di ruoli. Lì nel 2006 mi arrabbiai con Ferrante e vinse la Moratti, poi mi arrabbiai con la Moratti e vinse Pisapia senza il mio voto, nel 2016 mi arrabbiai con Parisi e vinse Sala, oggi sono arrabbiato con Sala, può darsi che vinca il candidato del centrodestra. Si faccia dare la patente come nella nota novella di Pirandello. Riferita al mitico Chiarcaro, la patente dell'oiettatore, ma mi piace pensare a lei come qualcosa di diverso da un oiettatore, semmai una persona simpatica con cui mi sono intrattenuto telefonicamente, ma con qualcuno che ci ascolta piacevolmente per parecchio tempo. Ci lascia con l'imitazione di Paolo VI? Va bene, va bene, proviamo. È diventato anche santo, mi ha cresimato. Il nostro interessamento fraterno si rivolge a quelle popolazioni che soffrono la fame. Ecco, come sono andato? Benissimo, grazie sindaco, ci salutiamo con una canzone milanese, O mia bella Madonnina, grazie. L'ascolto, buona giornata.